Gli attentati del gennaio 2015 alla sede di Charlie Hebdo tornano in aula a Parigi. Alla sbarra stavolta ci sono solo due dei 17 imputati del processo originario che hanno fatto ricorso in quanto hanno sempre rifiutato il coinvolgimento diretto in quella serie di attacchi terroristici che tra Parigi e Porte de Vincennes costò la vita a 17 persone. Il primo, Ali Riza Pola, è stato condannato a 30 anni per aver aiutato Amedi Coulibaly, il terrorista che dopo aver ucciso una poliziotta municipale condusse l'attacco al supermercato ebraico Hypercochet. Amar Ramdani è stato condannato invece a 20 anni di carcere per aver fornito armi a uno dei jihadisti che aveva conosciuto in prigione. Un incubo che torna a riaprirsi, come spiega uno dei sopravvissuti dell'attacco all'ipermercato ebraico. Non voglio tornare in tribunale, spero che tutto vada bene, spero che non dovremo fare un altro appello per tornare qui. Vogliamo che questa storia finisca, tutti vogliono riprendere una vita normale, tranquilla come prima, perché ogni volta, processo dopo processo, tutto questo ci fa rivivere le stesse cose. D'altra parte, gli avvocati di Charlie Hebdo promettono di continuare a dare battaglia finché sarà necessario. C'è qualcosa di meraviglioso nella libertà d'espressione, che è una libertà che si realizza da sola, basta esercitarla perché trionfi, basta non avere paura e dunque non c'è motivo di avere paura in quest'aula. Parleremo liberamente di tutti gli argomenti ed è questo il senso di questo processo, è questo che stiamo aspettando. E c'è ça le sens de ce procès, c'è ça che l'on attend. Condotto nel gennaio 2015, al termine delle festività natalizie, l'attacco inaugurò una stagione di terrore nel cuore d'Europa. Il 7 gennaio 12 persone furono falcidiate nella redazione del giornale satirico, mentre il giorno seguente Amedi Coulibaly e i fratelli Kouachi, presi all'angolo dalle forze di sicurezza, si rifugiarono nell'Hypercochet, portando via altre 5 vite.